Se non ci danno Savona, salta tutto. La linea del movimento è netta, nessun tentennamento, insomma, sulla fedeltà al patto stretto con la Lega. Oltre al fatto, spiegano i vertici dell'M5S, che Savona è diventato il simbolo dell'anti-establishment. Anche per questo, sul suo nome, ragionano i 5 Stelle, non possiamo cedere, sarebbe come farsi dettare la linea dall'Europa. Ma non solo, il rischio è quello di far passare Salvini come il rivoluzionario e noi come i conservatori che offrono la sponda a Bruxelles. Il governo è un passo, sarebbe pazzesco se adesso naufragasse tutto, commentano però i parlamentari fiduciosi che prima o poi si esca dall'impasse. Fiducioso anche Casaleggio, spero che Mattarella e Conte trovino la soluzione. Siamo convinti che a breve partirà il governo del cambiamento. Siamo convinti che questo esecutivo politico potrà dare finalmente le risposte tanto attese da imprese, lavoratori e famiglie. E la persona giusta a guidare questo esecutivo è proprio Giuseppe Conte. Sullo sfondo torna il piano B, le urne, anche se non tutto il partito è d'accordo. E sulla questione governo, il presidente della Camera Fico, interpellato, risponde: speriamo che l'esecutivo arrivi il prima possibile. Quanto al nodo Savona, l'interlocuzione prosegue, spetta Conte a Mattarella. L'auspicio è che si vada avanti.